Buongiorno. Allora, Si prosegue. sì, questi Non ti tagliamo. piacciono? No, tagliamo, Va bene. tagliamo. Tagliamo. Intanto adesso c'è il cappello, Vedi. quindi. Vieni su, tiro su questo. Cambiamo mantellina. Dai, per far vedere che non abbiamo tante mantelline. Però non sono mai troppe. Adesso abbiamo avuto un contatto di un ragazzo dalla Sicilia che mi ha mandato anche un link di una dove fanno veramente delle mantelline in PVC, in latex. Se qualcuno vuole regalarcela, noi la prendiamo, eh? Non ci offendiamo. Non ci offendiamo, e discutono i gatti. Noi non ci offendiamo. Allora, quindi andiamo di macchinetta, cambiamo macchinetta, andiamo con il millimetro e mezzo, ok, ok. Feline. Rimettiamoci in postazione, apparecchiamoci di nuovo per il taglio, riparto. Ok, sperando che i gatti si diano una calmata. Sono tutti nervosi, anche i gatti, gli umani, i gatti, tutti nervosi sono. Chissà. Sì. Ogni tanto devo guardare se siamo, se impallo il video. Sgrossatura fatta. Ora io ho bisogno di dividere bene la zona fino a dove arrivare con la sfumatura. Lasciando quello che mi hai detto davanti, che lo stai facendo crescere. In modo che non spari. Quindi se sentite dei colpi, è il ciuffo di Altea che spara. Okay.
Adesso io qua facciamo in modo che la riga si veda. Questo è molto da maschio. Sei rimasta senza parole? No, mi sto rilassando. Bene. Non rilasso, signore. Io proseguo. Come vi ho detto anche l'altra volta, non facciamo una definizione a riga, ma lo facciamo da rasato a più lungo in modo morbido. E comunque tra 40 giorni è Natale, quindi... Che ansia! Cosa faremo? Oltre a guardare la poltrona per due, che non è vero, perché sono anni che non la guardo, però cosa si, che, sui capelli, cosa facciamo a Natale? Ah, bisogna vedere se ci saranno ancora i capelli e per continuare. Non dire così, se no qualcuno di già, allora ti rasi. Non lo so, da qui non so cosa faccio domani. Oggi abbiamo siamo sempre lì, problema tecnico. No, taglia non mi piace. Quindi salgo ancora con la macchinetta. Sì, più taglia. Corti. Sì, più corti. More qua. Short. Sì. Ok. Più corti. Sì, quindi alla fine questo sarà già anche il taglio di Natale. Perché, eh sì, perché... diciamo che sì, in un mese per carità cresce più di un centimetro, quindi... Però vedremo, vedremo quando sarà ora, se ci viene voglia di fare qualcosa. Vediamo la giornata. Taglia, lasciami solo il ciuffo. Taglia solo il ciuffo? Sì. Ok, avete sentito? Ha detto taglia, rimane solo il ciuffo. Sto già cambiando idea. Ecco, però l'hai detto, abbiamo i testimoni. Non importa.
quindi prevedo capelli di lana. E che a te non piacciono le parrucche? Io continuo a dire che No, mi danno invece. fastidio, ma a me non, mi dà fastidio, la trovo, è una roba che o sono leggere, altrimenti dopo un po' incominciano a darmi proprio, non è, non mi piacciono, mi danno fastidio. Tu lo sai che io sono delicata, le Ma l'hai già parrucche detto mi danno 18 fastidio, volte. e dico anche 20, però non mi piacciono. Però rimane un. Allora, per No. chi non, ha problemi di sopportazione, le parrucche invece hanno. No, piuttosto così. Sì. Piuttosto il capello di là. Allora, capisco, d'estate sì, può essere fastidioso. Vedi anche l'estate che abbiamo avuto quest'anno. Se uno avesse dovuto avere una parrucca, veramente, infatti, purtroppo chi la parrucca la vuole e la deve mettere perché per motivi più gravi e non di scelta, questo è veramente una tortura. Però rimane un però. Anche perché, o bene o male, facendo il truccatore di parrucche, ne abbiamo usate per lavoro tantissime e hanno risolvono tantissime situazioni. È capitato più di una volta con personaggi televisivi del cinema di dover fare dei lavori, il capello non era in forma e la parrucca ha risolto tutto. Ci sono personaggi che hanno vissuto tutta la vita con le parrucche, vedi Tina Turner e altri personaggi famosi che ne fanno un largo uso della parrucca. Lady Gaga, tutti questi personaggi di parrucche in quantità guarda se adesso va meglio. Posso togliere Togli, sì, quella questo? la puoi togliere. Poi è da rifinire ancora, eh. Però non c'è nessun gradino, c'è quel minimo di attaccatura. Poi posso ancora tagliare. Anche perché, come Sono sempre, non vedo, quindi sotto. lo Sulla vedrò poi fiducia. dopo Va bene. quando. Sulla fiducia. Sì. Ok, adesso puliamo bene il contorno e le lunghezze. Queste intanto crescono perché non le ho toccate perché devono collegarsi a quegli altri, come mi hai detto te. Quindi io ti ascolto, eh. Sembro un sadico. Sì, qui hai una rosa che non è solo una rosa, è un rosetto. Andiamo a vedere l'ultima parte di qua.
Il ciuffone. Solo per collegarlo e il resto rimane lungo uguale. Ora, puliamo il contorno. Sì, dopo ci va una bella doccia perché quando si fanno questi tagli avrai pelucchini che pungono ovunque. Quando taglio mi concentro sul taglio, ci vorrebbe un operatore che opera sulla macchinetta operatore video. Ma vediamo che sia in bolla. Stai ancora rilassando o ti stai? Non vedo l'ora di alzarmi. Le donne sono complesse, ma non ho scoperto nulla di nuovo, vero? Sposto il tuo ciuffo, che c'è, Ok. ciuffo c'è. Va bene. Sentiti col tatto. Va bene, va bene. Tanto vedere non vedo, mi devo vedere dopo allo specchio, però già vedo che va meglio. Sì. Va bene, va bene. Sì. Per Adesso ok. adesso ok. Va Va bene, bene. facciamo vedere ancora una volta la nuca. Per adesso ok. Quindi, signori, goodbye. Alla prossima. Alla See prossima. you later. Ok. Ok. E oggi abbiamo Non, qualche siamo problema sempre lì, problema tecnico. tecnico. No, taglia non mi piace. Quindi salgo ancora con la macchinetta. Sì, Più taglia. corti. Sì, più corti More qua. short. Sì. Ok. Più corti.
quindi alla fine questo sarà già anche il taglio di Natale. Eh sì, perché... Diciamo che sì, in un mese per carità cresce più di 1 centimetro, quindi. Però vedremo, vedremo quando sarà ora, se ci viene voglia di fare qualcosa. Vediamo la giornata, anche sui capelli. Lì com'è? Taglia, taglia, Taglio. lasciami solo il ciuffo e Taglio basta. solo il ciuffo. Sì. Ok, avete sentito? Ha detto taglia, rimane solo il ciuffo, eh? Sto già cambiando idea. Beh, Ecco, però l'hai detto, abbiamo i testimoni. non importa. Quindi prevedo capelli di lana. Sì. E che a te non piacciono le parrucche? Io continuo a dire che No, mi danno invece. fastidio, ma a me non, mi dà fastidio, la trovo, è una roba che o sono leggere, altrimenti dopo un po' incominciano a darmi proprio, non è non mi piacciono, mi danno fastidio. Tu lo sai che io sono delicata, le Ma l'ho detto parrucche mi danno 18 fastidio, volte. e dico anche 20, però non mi piacciono. Però rimane un. Allora, per No. chi non ha problemi di sopportazione, le parrucche invece hanno. No, piuttosto così. Piuttosto il capello di là. Sì. Allora, capisco, d'estate sì, può essere fastidioso. Vedi anche l'estate che abbiamo avuto quest'anno, se uno avesse dovuto avere una parrucca, veramente, infatti. Purtroppo chi la parrucca la vuole e la deve mettere perché per motivi più gravi e non di scelta, è veramente una tortura. Però rimane un però. Anche perché, o bene o male, facendo il truccatore di parrucche, ne abbiamo usate per lavoro tantissime e hanno. Risolvono tantissime situazioni. È capitato più di una volta con personaggi televisivi del cinema di dover fare dei lavori. Il capello non era in forma e la parrucca ha risolto tutto. Ci sono personaggi che hanno vissuto tutta la vita con le parrucche, vedi Tina Turner e altri personaggi famosi che ne fanno un largo uso della parrucca. Lady Gaga, tutti questi personaggi di parrucca che usano in quantità industriale. Guarda se adesso va meglio. Posso Togli, togliere sì, quella la questo? puoi togliere. Poi è da rifinire ancora, eh. Però non c'è nessun gradino, c'è quel minimo di attaccatura. Poi posso ancora tagliare. Anche perché, come Sono sempre, non vedo, quindi lo sulla vedrò poi fiducia. dopo Va bene, quando... sulla fiducia. Sì. Ok, adesso puliamo bene il contorno e
Queste intanto crescono perché non le ho toccate perché devono collegarsi a quegli altri, come mi hai detto te. Quindi io ti ascolto, sembro un sadico. Sì, qui hai una rosa che non è solo una rosa, è un rosetto. Andiamo a vedere l'ultima parte di qua. Il ciuffone. Solo per collegarlo, il resto rimane lungo uguale. Ora, puliamo il contorno. Sì, dopo ci va una bella doccia perché quando ci fanno questi tagli avrai peluchini che pungono ovunque. Di nuovo impallando. Non penso. Ma non ho gli occhi di beffa, quindi non riesco a vedere. Sai che quando taglio mi concentro sul taglio. Ci vorrebbe un operatore che opera sulla macchinetta operatore video. Ma e c'è già folla.
sia in bolla. Stai ancora rilassando o ti stai? No, dopo un po' non vedo l'ora di alzarmi. Le donne sono complesse, ma non ho scoperto nulla di nuovo, vero? Ciuffo c'è. Va bene. Sentiti col tatto. Va bene. Tanto vedere non vedo, mi devo vedere dopo allo specchio, però già vedo che va meglio. Sì. Va bene. Ok. Sì. Per adesso ok. Mm-hmm. Va bene. Facciamo vedere ancora una volta la nuca. Mm-hmm. Per adesso ok. Quindi, signori, goodbye. Alla prossima. See you later.